ne fanno, come dire, tesoro e scoprono delle abilità. Quindi scoprono delle nuove abilità, si scoprono nuovi limiti e quindi per loro è un arricchimento del bagagliaio motorio, ma soprattutto è un arricchimento di autostima, perché poi il rafforzare l'autonomia porta all'autostima. E quindi ecco, voi potete, avete conosciuto un po' di più Matteo, diciamo, dal certo. del progetto Philips, perché lui è un po' più esposto, diciamo, con me, io poi me lo porto in giro, destra e manca. Ha sempre partecipato anche alla nostra Corriamo al Colladino, l'ho portato dall'Argentina a fare la corsa di Milano in Argentina, Buenos Aires, siamo stati a Morón, sempre in Argentina, e poi tutti gli anni siamo presenti lì da te, e io ancora ti ringrazio, ma sai, ti ringrazio veramente con il cuore. Adesso non perché sei lì, perché sei una persona, come dire, pane pane di Valdino, spontanea e genuina. Quindi questi inviti spontanei e genuini io li apprezzo moltissimo. Perché ti ripeto, io porto in giro questi ragazzi, ma non vado a tutte le manifestazioni. Anche perché diciamo, non ce ne sarebbe nemmeno la facoltà, perché riusciamo a coprire tutto. Però vado a quelle manifestazioni dove i ragazzi sono accolti con un occhio, come dire, di riguardo, certo, veramente bene, con serenità, senza come te, senza detto, pregiudizi, no? I ragazzi senza pregiudizi, senza niente, noi veniamo tranquilli come tutti gli atleti normalissimi. Ma io infatti io di più. Proprio per fatto di farli rientrare nella normalità, quando Mario, con Mario abbiamo parlato che finalmente erano stati sbloccati i fondi, noi ci siamo molto vicini a queste cose, perché siamo molto sensibili per questo, e dicevo appunto che io ho conosciuto un ragazzo. Ma guarda, noi ci siamo autofinanziati i primi tempi. Sì, lo sappiamo. Ma anche gli operatori specializzati che sono pagati hanno fatto tutto a volontariato. Io dicevo che ho fatto un esempio, che ho conosciuto un ragazzo di età molto matura che tra l'altro lavora all'AMA, quindi è già, diciamo, che è entrato nella società. E quindi questo ragazzo mi ha stupito, perché a volte uno magari pensa che questi intellettivamente siano zero, mentre invece questo mi ha stupito, perché mio cognato dice, domandagli un po' che giorno era quando sei nato del 18 agosto 47, e lui mi ha saputo dire. Sono delle caratteristiche che hanno proprio, diciamo, alcune persone autistiche, è vero, quelle di avere una memoria straordinaria. E però poi è così astratta questa cosa, perché poi magari se gli dice a qualcuno che ti dice, magari io sono nato, che ne so, 30 anni fa, giorno X, ti dice che giorno era. Certo. Però magari se gli dici quanto fa uno più uno, ecco. Ecco, c'è da dire anche questo. Sì, sì, però ecco, proprio il mondo astratto, cioè hanno altre capacità, delle capacità di immagazzinamento, di memoria fuori dal normale. Esatto. Matteo, per esempio, io prendo per esempio Matteo, lui ricorda, se ha conosciuto, io ho detto, dico un numero così, X, se ha conosciuto 1000 persone, lui si ricorda i nomi di tutte le 1000 persone, e di tutte le 1000 persone, tutti i parenti e familiari che ci sono dietro, che lui ha chiesto. Quindi sono delle enciclopedie viventi. E addirittura se hanno gli animali, il nome dell'animale. Sì, sì, ma perché ho detto questo? Ho detto questo perché ho fatto proprio riferimento alla socializzazione, e di questo va dato merito a te come volontario, e insieme a tutti gli altri amici volontari che si prestano per queste cose. Ti ringrazio a nome di tutti i volontari e anche degli operatori. Perché anche domenica, insomma, domenica è un lavoro di gruppo, non è un lavoro individuale, è un lavorone di gruppo. Certo, guarda, domenica, volevo dirti una cosa a seguito di quello che stavi dicendo, perdonami. Se prego, noi abbiamo un ragazzo che è stato tirato su dalla villa del Green Runner, no? E ho conosciuto, ho avuto anch'io per un periodo, allenato io anch'io per un periodo, adesso fa parte del progetto Vittile e si è laureato. Si è diplomato, ha preso il diploma. Questo periodo, adesso sta andando per la maturità. Quindi bei passi, però ci vuole costanza, ci vuole amore, ci vuole. Molta, certo, grancia, vanno seguiti, esatto. Ma infatti, questo è un po' il metodo che si adotta qui al progetto. Questo è. Certo, quello che fate voi volontari, portate questi ragazzi. Domenica scorsa si è visto l'entusiasmo e la gioia di quando sono arrivati, perché domenica hai portato un bel gruppo, insomma, se vogliamo. Quindi c'era straordinario, sì, ecco, Mario, Matteo.
Non so se hai visto le foto, che io stavo lì a fare le foto, se vai sul sito mio ne vedrai parecchie di foto. Ci andrò a vedere sicuramente. Puoi scaricarle, le puoi stampare, ci puoi fare tutto quello che vuoi, è tutto gratuito. Ecco, e poi quando noi alla nostra trasmissione, all'inizio delle trasmissioni, Mario fa reso conto delle gare che sono state fatte la settimana precedente e quella in programma la settimana successiva. E la settimana prossima c'è in programma proprio una corsa. Di cui tu sei nell'organizzazione dedicata a questi ragazzi, dedicata proprio a loro. Allora ti spiego quello che succederà domenica 29 novembre. 27 ritrovo 27 novembre, ore 8:30, il ritrovo stadio delle Aquile, Paolo Rosi. Esatto, ci sarà il ritrovo. Ci saranno poi da tutta Italia tutte le delegazioni del progetto Filippide, perché il progetto Filippide, come tu sai, come voi sapete, non è solo a Roma, certo, Roma è certo. Il centro pilota. Avranno delegazioni dalla Toscana, dalla Sardegna, dalla Lombardia, dalla Sicilia, e quindi questi ragazzi si sono preparati per questo evento, come i nostri di Roma, e quindi ne vedremo anche delle belle a riguardo. Ma infatti, Leonardo, io quando di prestazioni, siccome faccio pubblico le classifiche e vedo anche altre classifiche importanti che si svolgono in altre parti d'Italia, e spesso quando vado a vedere le società ci trovo il progetto Filippide, capito? Quindi lo so che non è soltanto nel Lazio, ma è in tutta Italia, quindi è un progetto importante che va comunque dato atto a tutti voi che vi impegnate così, che in maniera magari senza chiedere nulla, volontariamente, ecco, senza di voi, senza i volontari, probabilmente queste attività non si potrebbero fare. Ci vogliono i fondi, molto importante. Ci vogliono i fondi, ma ci vuole anche l'entusiasmo di persone come te. Io ti conosco, posso dirlo, insomma, che sei una persona squisita. Possiamo garantire che tua onestà. Che i fondi che vanno stanziati sono fondi stanziati proprio per il progetto Filippide, che nessuno si mette in tasca. Su questo ci possiamo mettere, ci giochiamo noi la nostra reputazione, tra l'altro. Quindi ci possiamo mettere noi la mano sul fuoco. Mano sul fuoco, tutte e due le mani sul fuoco. Assolutamente. E ritorniamo. Ritorno veramente integralmente per loro. Ritorniamo alla gara in programma domenica, perché è una gara aperta a tutti. Ritrovo alle 8:30. Sì. E poi partenza ore 10. C'è un percorso di 10 km, molto simile a quello dell'anno scorso. Prende un pezzo della Miguel, poi si ritorna a Villa Glori e si entra dentro lo stadio, con arrivo allo stadio, partenza e arrivo dallo stadio Paolo Rosi. Praticamente c'è anche una passeggiata di 4 km. Non 2,5, perché io sono mio... anche 2,5, 10 e 2,5. 10 km. Guarda, io so di 4 km, poi se l'hanno cambiata. Pronto? Sì, no, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Come sul regolamento che c'è in internet parla di 2,5 km. Quindi se sono 4 la non competitiva. Allora, per gli amici, scusa Leonardo, scusa, per gli amici che ci stanno ascoltando, sto leggendo il regolamento. La manifestazione competitiva, la distanza percorsa è di 10 km e poi c'è vedi il dettaglio delle strade, cioè, mentre la non competitiva è di 2,5 km. E sono previste praticamente tutte le categorie FIDAL. Sì, assolutamente. Nella competitiva sì, assolutamente. Nel modo più assoluto, sì. Bene, sono previste tutte le categorie. Poi ecco, tu hai il regolamento lì davanti, quindi puoi vedere meglio quello che... No, perché se è cambiata la distanza della non competitiva, noi lo comunichiamo e poi lo comunicherete anche voi alla partenza. Lo verifichiamo, perché i primi volantini parlavano di 4, però sai... a meno che non è stato fatto un nuovo regolamento. Hanno messo 2,5, che ben venga, insomma, questo poi lo possiamo comunque verificare. Sì, a meno che non ci sia stata una variazione di cui io non ne sono a conoscenza. Di solito me le mandate sempre le comunicazioni, e come me arrivano io le pubblico. È una piccola corsa di Michele che si svolgeva quando si partiva dal Paolo Rosi, insomma, certo, via. Certo.
Esatto. Erano in 3,50 mi sembra, io ancora non ero, non facevo parte della... le prime, sì. E praticamente erano, mi sembra, 350 persone nel 2001, quando partì anche nel, forse nel 2000, forse nel 2000, 2000 la prima. 2000, perdone, 2000. Lo sai perché te lo dico? Perché nel 2001 mi preparavo per la maratona e andai a fare questa gara come allenamento. Poi, finito il primo giro, ne ho rifatto un altro, tanto perché devo fare un po' un allenamento un po' più lungo. Perché infatti e lungo la strada c'era uno degli addetti che mi dicevano: dai, dai, che sei quasi arrivato. Mi ho detto: guarda, che sto a fare il secondo giro. comunque diciamo che questa gara è una gara importante, che tra l'altro è anche molto premiata soprattutto a livello di società, perché è previsto un rimborso spese che arriva con un minimo di 93 di 1000 euro. Quindi poi ci sono gli 80 e che 80 euro 700. Certo, quindi è una gara molto premiata a livello di società, quindi le società sicuramente sono incentivate di più a partecipare. Sono felice, sono contento, ma per me il premio più bello, anzi voglio lanciare, ne voglio approfittare proprio di questo momento, anche perché ci sta ascoltando, il premio più bello dovrà essere il partecipare con questi ragazzi, cioè certo. Le società, invitiamo chi corre quel giorno a correre con i ragazzi, e questo diciamo è il messaggio che io do anche da volontario. Poi se qualcuno, possiamo lasciare anche il messaggio per chi si vuole avvicinare a questo mondo, cioè che vuol dire allenarsi correndo insieme ai nostri ragazzi. Ai ragazzi c'è questa possibilità di fare questo percorso. La cosa bella qual è? Che tu ti alleni, ok, vieni come volontario, ti alleni, nel tempo ti formi, ti fai una bella esperienza, ti stai allenando, stai facendo del bene e fai del bene a te stesso. Certo. Quindi, certo, questo messaggio voglio lasciare anche a chi si vuole avvicinare come volontario. È una cosa fantastica, è quello che è successo a me 11 anni fa, quasi 12 anni fa, quando io ho iniziato, che non sapevo veramente dove mettere le mani. E oggi mi ritrovo ad aver acquisito un'esperienza, ecco. C'è sempre da imparare, perché il mondo dell'autismo è così astratto, però oggi come oggi io mi sento tranquillo, non vedo più le barriere, per me c'è una diversità, ma non vedo disabilità. C'è solo una sì, disabilità. Ma infatti questi ragazzi non sono diciamo disabili, sono diversamente abili, cioè hanno un'abilità diversa da chi ha un'abilità normale, quindi sono abili anche loro, ecco. E certo. Poi mi sembra che lo scorso anno un atleta proprio di questi che segui te ha anche ottenuto un buon riscontro cronometrico, è arrivato tra i primi, insomma, credo, certo. Se ricordo bene. Certo. No, sempre al Tiburtino. Sempre al Tiburtino, sì. Sì. Abbiamo Camilla, per esempio, Camilla Rollito, che è atleta di spicco, è stata medaglia d'oro, insomma, di 60 agli ostacoli. No, abbiamo le ragazze del nuoto sincronizzato, che sono medaglia d'oro, a Pechino, insomma. Ecco, ricordiamolo, no? Questo, perché noi abbiamo la nostra medagliati su altri stili, altre sport, discipline sportive, perché noi ci interessiamo soprattutto del podismo, però dello sport in generale, anche perché appunto ci hai detto di questo, del nuoto e delle altre attività. Si prende cura anche i ragazzi affetti da ma questo è anche un merito vostro di volontari, perché ecco, ricordiamolo, come ho detto all'inizio, quando ho detto chi è Leonardo Zero, che tu sei un allenatore tecnico dell'atletica leggera. Poi, ecco, io diciamo che... al progetto sono un volontario e lo faccio, sì, ecco, come tecnico volontario. Poi con il club atletico invece abbiamo proprio aperto una scuola 3 anni fa, anche perché il progetto Filippi non riesce a soddisfare tutte le richieste, perché chiaramente vuoi per mancanza di fondi, vuoi per mancanza soprattutto di volontari, non possiamo fare, perché c'è una richiesta pazzesca. E allora 4 anni fa ho detto a Giorgio, lo giudice, presidente della Corsa di Michele, sì, dico: Giorgio, perché non apriamo una parentesi, una scuola per poter permettere ad altre famiglie, altre persone di poter fare atletica? Giorgio mi ha detto perché no, e siamo partiti. Infatti alcuni ragazzi del progetto Filippi, oltre al progetto, fanno 3 volte a settimana, fanno dalle 3 alle 5 ore di atletica.
facciamo, sì, prepariamo i ragazzi proprio a livello per quello che riguarda tutta la propedeutica.